Una cordiale buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 95 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2062 tamponi molecolari e risultato positivo così il 4,61% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 53, in aumento le terapie intensive che passano da 1 a 3, valore registrato l'ultima volta 2 mesi fa. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 2% per le rianimazioni e resta al 4% per l'area non critica. Si registrano 2 decessi recenti ed è il dato più alto dallo scorso 23 giugno. Il bilancio delle vittime così sale a 2.518. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 1.934. 48 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica e, come detto, 3 sono in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi, mentre 1.883 sono in isolamento domiciliare. 103 i guariti che arrivano a 72.904. Vediamo i numeri dei contagi provincia per provincia, più 13 in provincia dell'Aquila, più 25 in provincia di Chieti, più 11 in provincia di Pescara, più 40 in provincia di Teramo, meno 1 per quanto riguarda cittadini che risiedono fuori regione, mentre per 124 sono in corso verifiche sulla provenienza. E da questa mattina fino alle ore 19 open day al lab vaccinale di Teramo. Tutte le categorie di cittadini possono recarsi sul posto senza prenotare per ricevere la prima o la seconda dose del vaccino. Presente anche il referente regionale Maurizio Brucchi, che ha fatto il punto della situazione con particolare riguardo per le fasce giovani a un mese dalla riapertura delle scuole. Sono circa 100, fino adesso sono arrivati circa 120 persone, il 20% dei giovani dei 12-19 anni. L'organizzazione, la macchina organizzativa è perfetta. Un open day importante per, come posso dire, sono tutte attività che noi stiamo mettendo in campo per incentivare la vaccinazione. Sicuramente il Green Pass è stato uno strumento che, come dire, ha convinto anche quelle persone che non erano tanto convinte, considerando che oggi, diciamo, l'utilizzo avere il Green Pass è fondamentale per tutta una serie di attività della vita quotidiana. Io spero che abbia anche contribuito, diciamo, che abbiano contribuito anche altre situazioni, quella per esempio del fatto che chi è vaccinato con 2 dosi, seppur incontri il virus, non sviluppa polmonite e quindi di fatto non ammala di coronavirus. Però insomma alla fine il risultato c'è stato, abbiamo avuto un incremento importante delle vaccinazioni a seguito del Green Pass, non stiamo notando invece un incremento del personale docente e non docente dopo, diciamo, il Green Pass relativamente alle scuole. L'Abruzzo è tra le regioni che nella categoria 12-19 ha vaccinato con 2 dosi più del 50%, nella categoria 17-19 supera il 90%, per cui diciamo che se il trend è questo abbiamo ancora un mese prima della riapertura delle scuole e quindi sono sicuro che queste percentuali aumenteranno. In più il personale della scuola, docente e non docente, lo abbiamo vaccinato in maniera importante, perché insomma ritengo che la preoccupazione c'è sempre, però per quanto riguarda l'Abruzzo riapriremo con maggiori garanzie. Le strategie le abbiamo messe tutte in campo, continueremo sicuramente in questo mese e mezzo che ci separa alla fine di settembre con questi open day, perché diciamo il fatto che il cittadino non si deve prenotare, non deve andare su poste, che rappresenta comunque, diciamo, seppur limitato, un piccolo fastidio, e quindi continueremo con questi open day e continueremo a fare campagne di sensibilizzazione cercando di spiegare che il vaccino non ti impedisce di incontrare il virus ma ti impedisce di ammalare di polmonite. E a proposito di Open Day, dal 16 agosto si terrà lab vaccinale proprio di Teramo un'intera settimana, dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 9 alle ore
13 e dalle 15 alle 19 tutte le categorie di cittadini potranno recarsi al lab senza prenotazione per vaccinarsi sia per la prima che per la seconda dose. La ASL di Teramo ha dato seguito ad una recentissima circolare del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliolo, che ha raccomandato a livello nazionale di vaccinare senza prenotazione i ragazzi dai 12 ai 18 anni e, come in tutto l'Abruzzo, domani e dopodomani i centri per la vaccinazione in provincia di Chieti resteranno chiusi per concedere agli operatori la pausa di Ferragosto, ma anche qui da lunedì 16 agosto in poi i centri vaccinali riapriranno e resteranno accessibili senza prenotazione proprio per i ragazzi da 12 a 18 anni. Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto l'accesso sarà libero anche per tutte le altre fasce d'età. Nei giorni successivi agli over 18 potranno come sempre prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. E prosegue l'emergenza idrica nella nostra regione. Fra le città con maggiori criticità c'è Chieti, con il sindaco Ferrara che chiede risposte certe ad ACA e Regione. Sindaco, nelle ultime ore c'è stato un botta e risposta con l'ACA, lei si è fatto portavoce dei disagi dei cittadini, ma non sono mancate anche le parole grosse. Ma io non penso di aver detto parole grosse. Allora, io sintetizzo la mia posizione e il mio pensiero. Fino alla settimana scorsa c'era un atteggiamento giustamente e istituzionalmente colloquiante e quindi di mediazione con la società dell'ACA per vedere di poter risolvere queste problematiche, almeno quelle più urgenti, quindi non dico quelle strutturali che tutti conosciamo, dall'impoverimento delle sorgenti all'ammaloramento della rete idrica, e quindi era giusto che io assumessi, come ho fatto, un atteggiamento, ripeto, dialogante. Poi c'è stata la riunione all'ACA dell'altro pomeriggio, alla presenza anche di altri sindaci dell'area metropolitana. Io ero andato speranzoso che dall'ACA venissero delle proposte concrete e soprattutto rapidamente fattive, se non che ho ascoltato quello che già sapevo fondamentalmente. Sono uscito insoddisfatto ovviamente da quella riunione e mi sono fatto carico dei problemi dei miei concittadini richiedendo ad alta voce che non solo l'ACA ma anche l'ERSI e la Regione quindi facciano il loro dovere per l'emergenza idrica, che sicuramente non è iniziata ieri e quindi avrebbero avuto tutto il tempo di fare. L'ACA sostiene però che lei fa soprattutto campagna elettorale in questo modo. Allora, innanzitutto la campagna elettorale è terminata da un anno. Coloro che mi conoscono sanno che io non faccio campagna elettorale perché non ho casacche di partito, io faccio quello che è giusto per la mia città, sia ben chiaro questo, e cerchino chiunque sia di non mistificare questa situazione a proprio vantaggio politico questa volta, ma io faccio il primo cittadino di Chieti e sono il sindaco di tutti. Cronaca: un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Tollo e rinchiuso nella casa circondariale di Rieti, dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila. L'uomo si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie, che, stanca delle offese che da anni giornalmente le rivolgeva il marito, aveva chiesto aiuto ai carabinieri, i quali avevano arrestato il 58enne sorpreso proprio mentre malmenava la donna. Una volta in libertà aveva perso il lavoro perché resosi responsabile di un furto in azienda e per questo denunciato. Da tempo viveva solo, è stato rintracciato e arrestato.
Cambiamo argomento adesso, è pronto a partire il pacchetto sisma finanziato con il fondo complementare al PNRR, con i fondi finalizzati alla ripresa e allo sviluppo economico dell'Appennino centrale che negli anni scorsi è stato stravolto dai terremoti. 1 miliardo e 780 milioni di euro per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 nel centro Italia, che grazie al fondo complementare al PNRR si aggiungono alle risorse già stanziate per la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche e agli altri investimenti previsti dal Recovery Plan. A gestirlo sarà la cabina di coordinamento integrata, composta dalla cabina del sisma 2016 con i presidenti delle quattro regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e di rappresentanti dei sindaci delegati dalle ANCI regionali, integrato dal capo dipartimento Casa Italia, dal coordinatore della struttura di missione per il sisma 2009, dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere 2009, e presieduta dal commissario straordinario per il sisma 2016 Giovanni Legnini, che si è insediata nelle ultime ore. Si tratta di una governance multilivello che, in virtù di una scelta molto innovativa del legislatore, riunisce tutte le rappresentanze istituzionali dei due crateri e che sarà chiamata a programmare l'utilizzo delle risorse e selezionare i progetti per il rilancio e lo sviluppo di tutte le aree del centro Italia colpite dai sismi. Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere definiti i programmi unitari di intervento per l'utilizzo dei fondi stanziati, pari ad 1 miliardo per quello relativo a città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, e a 780 milioni di euro per gli interventi di rilancio economico-sociale. Gli interventi finanziati col primo programma riguarderanno la progettazione urbana, illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell'acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi, l'efficienza energetica degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le smart cities, la telemedicina, la teleassistenza, il sostegno alla prevenzione dei rischi, la promozione delle infrastrutture digitali. La seconda linea di intervento invece finanzia con 700 milioni di euro le economie di settori produttivi locali attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare e il rafforzamento della formazione tecnica, il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative. È prevista anche la realizzazione di 4 centri di alta formazione universitaria, un centro per la formazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo delle attività di volontariato, la creazione di nuove associazioni fondiarie per lo sviluppo della filiera del legno. Si tratta di misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano di ripresa e resilienza da 191 miliardi di euro finanziato con il Recovery Fund europeo, che riguarda l'intero territorio nazionale con gestione da parte dei ministeri. Per evitare sovrapposizioni e duplicazioni si avvierà un coordinamento con i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR per il miglior utilizzo delle risorse specifiche nelle aree dei due sismi. Dopo l'annuncio di volersi incatenare davanti ai cancelli dell'ospedale di Giulianova da parte del consigliere regionale Mariani, accusando il sindaco di aver subito il declassamento del nosocomio, arriva immediatamente la risposta del primo cittadino Costantini. Mariani dia conto ai cittadini del comportamento quando furono prese decisioni nefaste di cui patiamo oggi le conseguenze. Parliamo della questione ospedale. In questi ultimi giorni sono state un po' di frizioni anche da parte delle opposizioni, consiglieri regionali che vogliono incatenarsi. La sua risposta qual è? Mi viene da sorridere. Mariani, che ha dirottato 68 milioni di euro per il nuovo ospedale di Giulianova quando era capogruppo del PD, oggi si vuole incatenare, visto che la giunta regionale ha destinato 11-12 milioni di euro per il nuovo ospedale di Giulianova, tra virgolette nuovo, perché andremo a rinnovarlo completamente sia il padiglione est che il padiglione ovest. Oltretutto il Mariani, quando rappresentava il Partito Democratico insieme ad Alfonso, aveva praticamente chiuso l'ospedale facendolo diventare un pronto soccorso. Noi oggi abbiamo una dignità all'interno della rete ospedaliera provinciale e siamo al pari dell'ospedale di Atri e Sant'Omero. Ci viene un po' da sorridere, ma ci viene anche da sorridere visto che quando i consiglieri comunali di opposizione oggi che vogliono fare una mobilitazione popolare, dove erano quando D'Alfonso è venuto a chiuderlo?
perché nel piano che presentò l'allora governatore della regione Abruzzo, a Giulianova non era previsto neanche l'ospedale di base. Dove erano? Fanno un po' sorridere, perché parliamo solamente di 2 anni fa, non di 20 anni fa. Quindi comprendete che noi in maniera seria non prendiamo in giro i cittadini, invece c'è qualcuno che quando fa comodo prende in giro i cittadini, non racconta le cose come stanno. È soddisfatto di questa bozza, che poi vedremo come andrà avanti, di questo riordino della rete ospedaliera? Ma io sulla bozza non parlo, nel senso che parlando di quello che la ASL e la Regione Abruzzo hanno messo nero su bianco, di quello che verrà fatto all'interno dell'ospedale, e stanno già facendo, perché abbiamo già inaugurato 3 reparti, ne andremo a inaugurare altri 2, io ho messo nero su bianco ai miei cittadini quello che faccio. Il resto, al centro-sinistra, fa solamente chiacchiere e i loro risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi abbiamo subito per 15 anni dei tagli incredibili, degli ultimi 10 assolutamente l'ospedale di Giulianova era stato rilegato a periferia dell'impero, e negli ultimi 5 a periferia dell'impero di D'Alfonso. E oggi il capogruppo del gruppo che rappresentava il PD all'interno del Consiglio regionale si vuole incatenare a Giulianova, ci venisse a incatenarsi, gli andremo lì con tanti cittadini a domandargli per quale motivo era più importante fare un ospedale unico a Teramo e chiudere l'ospedale di Giulianova. Invece noi oggi abbiamo fatto qualcosa di più interessante, cioè creare una rete con 3 ospedali base e un ospedale hub sulla città capoluogo. Qui si fa sanità vera, qui si fanno gli interessi dei cittadini e di certo non si fa gli interessi di qualcun altro. Il giornalista e scrittore Giampiero Mughini è stato ospite ieri sera di Reflex, la rassegna del pensiero contemporaneo ad Alba Adriatica in Villa Flaiani. Intervistato dal giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, tanti temi affrontati, fra i quali l'ultimo libro scritto da Mughini, Nuovo dizionario sentimentale, delusioni, sconfitte e passioni di una vita. Io avevo scritto nel 1990 un libro, era non so se il 5° o 6° libro della mia vita, che si chiamava Dizionario sentimentale. Il significato di quel titolo era contrapporre a quella che era una sorta di malattia della mia generazione, cioè l'asfissiante importanza data all'ideologia, contrapporre a questa malattia il valore dei sentimenti, di ciò che è individuale, di ciò che è specifico, di ciò che riguarda i rapporti tra le persone, capisce? Allora, dopo 30 anni ho bissato quel titolo di cui ero talmente innamorato. Le idee, come ho detto, sono una cosa, senza le idee nessuno di noi si differenzierebbe da un animale. Le ideologie sono un'altra cosa, le ideologie sono un sistema chiuso entro al quale tutte le risposte sono date, tutti i problemi sono dati per risolti, eccetera eccetera. Io trovo che le ideologie abbiano qualcosa di mostruoso. Non ho nessunissima passione né pro né contro. Il presente politico-culturale del nostro paese, secondo me, straordinariamente mediocre, ma soprattutto straordinariamente mediocre è la politica professionale, che invece per un lungo periodo in tutta Europa era stata giocata, era stata vissuta, era stata interpretata da personaggi notevoli, notevolissimi. Quando io ero all'università, quelli di noi che avevano più passione politica erano quelli che avevano tutti i 30 e lode nel libretto, capisci? Oggi credo che quelli di oggi nel libretto, se hanno dei 18, già un miracolo. Certo, in questo momento la prevalenza dei cosiddetti social io la trovo una faccenda demoniaca, perché i social hanno qualcosa di demoniaco. Perché? Perché nei social spicca chi schiamazza di più, chi insulta di più e chi dice le fesserie più alla portata di tutti, capisci? Boom di presenze per il weekend di Ferragosto a Giulianova. La città adriatica già da alcuni giorni fa registrare il pienone per la gioia di ristoratori, albergatori e titolari di stabilimenti balneari. Soddisfatto anche l'assessore al turismo Marco Di Carlo. A pochi giorni da Ferragosto, Giulianova è praticamente sold out, soddisfazione anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale per il lavoro svolto negli anni.
Decisamente sì, è una stagione che era partita in maniera un po' titubante a causa ovviamente delle problematiche legate al Covid, poi è esplosa, noi ce lo aspettavamo, ci eravamo organizzati, abbiamo messo su un'importante campagna di marketing e una serie di servizi che sono tuttora apprezzatissimi dagli ospiti. L'obiettivo era quello di valorizzare la città, far scoprire ai turisti le bellezze che ovviamente noi vogliamo vengano apprezzate nel migliore dei modi e poi promosse al di fuori della nostra regione. Hotel e chalet tutto sold out? Sì, sì, decisamente sì, è un turismo nazionale, gli italiani sono rimasti in Italia e hanno apprezzato e hanno potuto tra l'altro vedere, perché abbiamo dato visibilità al nostro territorio e alla nostra regione. Per quanto riguarda il Green Pass, come siete attrezzati anche con più controlli in città? Sicuramente abbiamo intensificato i controlli, cerchiamo di attuare sempre nel migliore dei modi quelle che sono le normative. È un appello ulteriore che ciò avvenga proprio per contenere i contagi e non diciamo influenzare questa stagione che per il momento sta andando veramente bene. Il 2021 è l'anno della ripartenza e noi l'abbiamo organizzata proprio nel migliore dei modi. Ce lo aspettavamo e oggi vediamo concretizzato un lavoro di programmazione importante che valorizza il nostro territorio e la nostra città, che ambisce a diventare una meta turistica importante a livello nazionale. Si chiama Swing on the Beach, la manifestazione di metà agosto che verrà a tre grandi serate di eventi a Peschiera. Tre giornate di festival con ingresso gratuito allo Stadio del Mare per l'unica rassegna sulla spiaggia, la più longeva d'Italia, nata nel 2011 e dedicata allo Swing Craze, la Swing Mania. Due serate di grande musica, un seminario internazionale, quattro gruppi provenienti da Italia, Svezia e Spagna, due performers e due DJ da Lituania e Italia. Questi alcuni dei numeri dello Swing on the Beach che si terrà a Pescara dal 14 al 16 agosto. Quattro gruppi principali, quindi rispetto alle edizioni precedenti dove avevamo un gruppo principale a serata e gruppi minori o contest per band emergenti, avremo in due sere quattro gruppi principali, due per sera. Poi ci saranno i performer che vengono dalla Lituania e dall'Italia, che sul palco, perché non c'è la possibilità di ballare, quindi come viene naturale fare con questo tipo di musica, ma loro sul palco faranno vedere il tipo di ballo da abbinare al tipo di musica suonata, perché il festival è dello swing, ma lo swing copre un arco temporale che va dalla fine degli anni 20, quando si comincia a suonare lo swing, alla fine degli anni 90, quando arrivano i gruppi musicali che provenienti dal rock cominciano a suonare lo swing, quindi ci sono delle contaminazioni. E passando attraverso gli anni 40-50 ci sono i vari tipi di ballo che si adeguano alla musica e quindi loro ci faranno vedere, quindi ci sarà cultura, ci sarà storia nei due giorni sul palco. Nel terzo giorno, qui alla sala consiliare del Comune di Pescara, faremo il pomeriggio storico-culturale con la proiezione del documentario sulla vita di Norma Miller, l'ultima grande artista americana del ballo che ha vissuto e ha fatto performance con noi dell'Italian Swing Dance Society con la Billy Bloss Swing Orchestra in tutta Europa ed è stata qui a Pescara per molti anni. E quindi sarà un documentario sulla sua vita, un documentario che copre 80 anni di carriera di una donna che è stata a contatto con Louis Armstrong, Cab Calloway, Count Basie, Duke Ellington, sul palco insieme a loro. E poi ci faremo una chiacchierata di approfondimento con Arnas, che viene dalla Lituania, è un ballerino insegnante, e con me, Maurizio Meterangelo, per approfondire appunto il percorso storico e culturale, anche con domande delle persone che saranno presenti. Resterà aperta fino a domani nella sala espositiva di via Nicola Palma a Teramo Still of Life, la mostra del fotografo Diego Pomanti, che è arrivata in concomitanza con l'uscita del volume 17 della collana Master di fotografia di Nikon School. A 12 anni andavo a reggere il flashista al grandissimo fotografo della mano Paolo Graziani, e quindi poi, avendo fatto gli studi artistici, il liceo artistico e poi qualche esame architettura, per cui la fotografia è, diciamo che è stata un po'
la mia amica, la mia compagna per quegli anni, e poi è diventata la mia vita. Mi sono occupato per una quindicina d'anni a Orvieto a organizzare mostre, anche lì, quindi poi ho avuto la possibilità di montare le mostre di grandissimi veramente della fotografia mondiale, Cartier-Bresson, Salgado, Jan Saudek, quindi tanti di questi ho avuto anche la fortuna poi di conoscere. Quindi il fatto di poter operare a Teramo, ma di stare sempre costantemente con la testa altrove, quindi avendo i contatti, avendo le altre cose, uno riesce a fare qualcosina in più, altrimenti ci si avvita su se stessi e uno fa sempre le stesse cose. La mostra è composta di 16 immagini, che sono le 16 immagini che sono pubblicate sul libro, quindi sono 16 immagini, ognuna significativa nel genere di fotografia, perché poi sul libro viene spiegata la tecnica, spesso c'è il backstage. Questo genere di foto normalmente non si fa mai da soli, nel senso che comunque è sempre un lavoro di coordinamento di un gruppo di lavoro, perché ci insistono sempre più professionalità, non solo, ma queste comunque come immagini non sono un progetto definito e finito, ma è sempre un segmento di una filiera di lavorazione. E adesso apriamo la pagina dello sport e, come vedete, andiamo in collegamento allo stadio Bonolis di Teramo, dove è terminata da qualche istante l'amichevole della formazione di Federico Guidi contro un'altra abruzzese, il Castelnuovo di Guido Di Fabio. In collegamento con noi Ania Cantagalli. Ciao Ania, 2-1 dunque. Sì Jacopo, ciao, buonasera a voi. 2-1 finale per questa prima e unica amichevole precampionato del Teramo, perché poi tra una settimana sarà già tempo di primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Monterose, proprio qui al Bonolis, sabato 21 agosto. Un 2-1 che è maturato con i gol di Chiere Matenga all'ottavo del primo tempo e al 28esimo del secondo tempo con il gol vittoria, poi che è stato il gol vittoria di Trasciani, in mezzo il pareggio per il Castelnuovo da parte di Ripa, colpevolmente lasciato solo sul secondo palo da una difesa del Teramo un po' allegra al 16esimo appunto del primo tempo. Sia il primo gol del Teramo che il primo gol di Castelnuovo, insomma, hanno visto delle difese un po' allegre, ecco, insomma, in salsa precampionato, quando ancora c'è molto, molto da affinare. E poi il secondo tempo invece un Castelnuovo che è rimasto un po' più sulle sue, nonostante comunque una buona prima frazione giocata dalla formazione di Guidi. Un Teramo che nel primo tempo si è fatto vedere di più nei primi 20 minuti, e poi nel secondo tempo, insomma, ha meritato la vittoria. Ricordiamo comunque anche la categoria di vantaggio per il Teramo sul Castelnuovo Serie D, ovviamente il Teramo in Serie C. Sappiamo bene che poi gli amichevoli precampionato possono dire poco o nulla, per il Teramo possiamo dire che, insomma, questa amichevole dice che comunque c'è ancora molto da lavorare, molto da innestare, tra virgolette, perché con la partenza di Cianci, l'arrivo di Malotti, che comunque è un esterno per il reparto avanzato che arriverà martedì prossimo, c'è ancora da inserire, soprattutto per il reparto offensivo di Federico Guidi, che è stato molto preso, molto attento, insomma, ai primi movimenti dei suoi, in una partita vera e propria giocata qui dal Teramo al Bonolis. Sicuramente buone indicazioni sia dall'una che dall'altra parte, e poi appunto il Teramo già tra una settimana dovrà testare e mettere in atto queste prime indicazioni per il Monterosi nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Possiamo dire che da qui in avanti, con ogni probabilità, la vera priorità sarà innanzitutto l'attaccante, che manca di fatto. Sì, assolutamente, dopo la partenza di Cianci, il bomber, il centravanti, credo che sia la priorità del mercato del Teramo. Si può immaginare un Virgea come oggi, insomma, che funge da nove, ma serve ovviamente il titolare. Il primo Teramo di Guidi è stato Valentini in porta, con Azzosmanovic, Soprano, Piacentini e Rillo in difesa, Mungo a fare il santoro della situazione come mezzala destra, Arrigoni ovviamente nel ruolo di regista, e Viero a chiudere il centrocampo, e poi con Birligea appunto nel ruolo di 9, Kappa e Chiere Matenga sulle fasce. Chiere Matenga è apparso quello più in palla dal punto di vista fisico per tutto il corso della gara, buone indicazioni anche da parte di Azzosmanovic, però è chiaro, anche guardando la panchina del Teramo con diversi elementi del settore giovanile e pochi elementi, insomma, per la prima squadra, c'è bisogno ancora appunto di far leva sul mercato per cercare di rimpinguare la rosa prima dell'inizio del campionato.
Grazie Ania per questo collegamento. Ovviamente poi seguiremo anche gli appuntamenti di Coppa Italia del Teramo sabato e del Pescara. Invece giovedì, e a proposito di Pescara, l'amichevole col Napoli e poi la gara di Coppa con l'Olbia. Giovedì per il Delfino sono in arrivo due test importanti per capire come sta lavorando la squadra e come poter ancora intervenire sul mercato. Raffaele Di Gennaro e Gianmarco Ingrosso sono gli ultimi due tasselli ufficiali inseriti nel mosaico Pescara, due calciatori che il tecnico Gaetano Auteri ha già avuto alle proprie dipendenze a Catanzaro e Matera rispettivamente, e questo può facilitare il processo di inserimento nel gruppo, sapendo già cosa chiede alla squadra il tecnico di Floridia. Anzi, possono essere, Ingrosso in particolare per i sincronismi della fase difensiva, un importante ausilio per lo stesso Auteri. In attesa di sviluppi sul fronte Pigliacelli, il Delfino con Di Gennaro ha comunque colmato il vuoto lasciato dalla partenza di Vincenzo Fiorillo. Con Ingrosso va prendendo forma la batteria di difensori centrali, un trio, Ijanes, Drudi, Ingrosso, che può essere quello ipoteticamente titolare, con Frascatore e il promettente Baby Veroli alternative. Probabile che da qui alla fine del mercato ci sia bisogno di un altro puntello. Fasce coperte con Rasi e Nzita a sinistra, Zappella e Cancellotti a destra. Solo l'eventuale uscita di Nzita richiederebbe un innesto sul binario mancino. Per questo il Delfino ha messo nel suo radar lo svincolato Luca Germoni, scuola Lazio ed ex, tra le altre, di Ternana e Juve Stabia. Abbondanza per il reparto mediano, per il quale nel 3-4-3 di Auteri sono due i posti a disposizione. Memusciai, Busellato, Pompetti, Valdifiori e Diambò danno abbondanza, ma il Pescara è pronto ad un nuovo innesto in caso di uscita di un big, uno tra Busellato e Valdifiori. Gli obiettivi, nel caso, restano Marco Armellino del Monza e Carlo Derisio del Bari. Anche in attacco c'è abbondanza per i tre posti disponibili: De Marchi, Ferrari, Dursi, Marilungo, Galano, Di Grazia, Bocic, Belloni e volendo anche il primavera moldavo Blanuta. Con Liozzi, obiettivo della prima ora, accasatosi al Como, con Panico che ha appena firmato per la Juve Stabia e Melchiorri vicinissimo al Siena, ulteriori interventi si potranno vagliare in caso di uscite. Infrenata la trattativa per Di Grazia al Foggia, mentre per Galano non si registrano al momento offerte che soddisfino il presidente Sebastiani. Questo dunque il quadro a poche ore da alcuni test che diranno a che punto è il lavoro di Auteri e dei suoi calciatori. Domani l'amichevole di lusso al Patini contro il Napoli, che così chiuderà il suo ritiro abruzzese a Castel di Sangro. Già giovedì alle 20:45 contro l'Olbia il primo match ufficiale per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Gara secca, in palio la qualificazione al turno successivo. Opportunità per vedere i nuovi e per capire dove e cosa c'è da migliorare nelle ultime due settimane di mercato, anche in vista della prima di campionato del 29 agosto con l'Ancona Materica. Sarà anche il momento per i tifosi di riavvicinarsi alla squadra. A tal proposito, in vista dell'amichevole con Napoli, già da ieri pomeriggio e fino a domani a mezzogiorno sono stati adibiti a Pescara tre punti vendita per i biglietti destinati ai soli tifosi biancazzurri: la Voce dei Pescaresi in via Valignani, Bar Profeta in via Tiburtina e Tabaccheria di Bacco a via Lebovio. Prezzo del biglietto 20 euro, accesso allo stadio solo con Green Pass, e all'interno dell'impianto i tifosi dovranno tenere indossata la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno un metro. E con questo servizio si conclude la seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.